capitoli e che non conosce la parola fine. Signore e signori, questo è il trofeo senza fine. Un applauso! Fatto dalla nostra bellissima Silvia. Della corsa rosa. Questo proposito per parlare di questa bellissima novità, chiamerei sul palco il direttore della divisione del trasporto regionale Sabrina De Filippis con il direttore Marco Fausto Del Rosso. Valori in comune, no? La volontà quindi di essere all'interno del Giro d'Italia, abbiamo potenza, innovazione, un po' come Trenitalia, no? Importante evento. Ed è per noi un onore avervi ovviamente all'interno della corsa rosa. Tante le novità, tra l'altro, non solo rock e pop, anche la volontà di essere più vicini per quanto possibile al mondo degli appassionati e delle due ruote. Ora io torno sul banco di presentazione di questa undicesima frazione Porto Sant'Elpidio Rimini Tappalucca 182 km, come di consueto per uno dei momenti, anzi il momento istituzionale. Il sindaco Nazareno Franco Lucci, che è accompagnato sul palco dall'assessore allo sport e turismo Emanuela Ferracuti. Buongiorno, grazie per la vostra presenza, ma soprattutto grazie per questa meravigliosa accoglienza. Sindaco, io le do la parola per il saluto alla sua gente e il saluto al Giro d'Italia sotto un sole meraviglioso. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno Porto Sant'Elpidio, sogno che si realizza per noi. Dopo molti anni ritorna il Giro d'Italia a Porto Sant'Elpidio, una terra di ciclismo, una terra di ciclisti. E un arrivederci, perché tra poco, intorno alle 12.05, 12.10 saremo sulla linea di partenza di questa frazione. Grazie Nazareno Franco Radio 2. Pubblico, vi prego, aiutatemi. Se dovesse arrivare Vincenzo Nibali con la sua formazione, noi diciamo magari ha vinto questo, rifacciamolo basta. Lui ha vinto questo, se è Vincenzo, voi Nibali, ok? È Vincenzo? No. Prova così, non va bene. Così non allora, arriva il corridore. Porto Sant'Elpidio, dai, proviamo a fare una presentazione con la vostra voce. Allora, immaginiamo che sia sul palco la Trek Segafredo, l'ultimo, ha vinto due giri, ha vinto il tour, ha vinto la Milano-Sanremo, ha vinto la Vuelta, ha vinto due Lombardia. Vincenzo! Stiamo migliorando, dai. Siamo bravi con te. Pubblico di gridare il cognome. Allora, sì, vabbè, sì. Abbiamo visto che dal punto di vista ciclistico, sì, grazie. Decisamente sì, tra poco quindi su questo palco arriveranno tutti i nostri atleti, le formazioni pronte alla via dopo i vincitori. Esatto, non abbiamo ancora fatto i nomi dei papabili vincitori. Allora, io mi gioco Arnaud De Marra. Allora, il finale è un piattone e in questa squadra a fare altri... Un tentativo di Filippo Ganna negli ultimi 10 km, perché ci no? Ci potrebbe stare. Un Filippo Ganna che ci ha insegnato che ovviamente va fortissimo a cronometro, sappiamo anche il campione del mondo in carica di quella partita. C'è un giro della Valle d'Aosta conquistato nel 2016, lui è Kilian Franchini. E al centro della scena l'uomo più veloce del mondo, l'uomo che ha già ottenuto 3 tappe in questo Giro d'Italia, una lo scorso anno, argento europeo, già campione del mondo degli Under 23, ha vinto la Milano-Torino, ha vinto la Milano-Sanremo. Signore e signori, lui è Arnaud De Marra in ciclamino. Groupama FDJ. Compagine costruita di genere un'altra vittoria da Parra al Giro, con il sorpreso sul cuore, oltre ai colori della ciclamino, la maglia dai colori della sua Francia, la Groupama FDJ. È tempo di colori italiani, colori estivi per la Vini Zabu Prado KTM. Facciamo l'applauso, amici di Porto Sant'Elpidio. Il dorsale 218 più o meno al centro con l'occhialino bianco, ha vinto una tappa al Tour of the Alps, oggi è un Trentino, lui è Edoardo Zardini. L'unico straniero è l'olandese Etienne Van Empel. Con il 215 una tappa alla Vuelta Venezuela ed è Matteo Sbrambico, Italia. Il combattivo numero 215. Abbiamo quindi presentato la Israel Startup Nation. E da un azzurro bianco ad un celeste e nero, io vi chiedo l'applauso per la formazione kazaka Astana Pro Team. Sono due
giorno è il vicentino Manuele Poaro. Al suo fianco c'è un altro italiano, ha sperato la vittoria in una delle tappe di questo Giro d'Italia 103 o piemontese, ha vinto due volte Guerreiro Ecuador. Portogallo, chiedo scusa, con il numero 93, una seconda posta all'Amstel Gold Race, due tappe alla Vuelta, ha vestito la maglia rosa, il nostro italiano Samu Clark. E dall'Ecuador, eccolo l'Ecuador in spettacolo, nonostante un inconveniente, occupa la quarta posizione in classifica generale, ma che giro sta facendo Domenico Pozzovivo! TT Pro Cycling, con il 73 Re delle Montagne, la Vuelta 2013 in francese di Colaide, con 72 l'ultimo uomo, il brillantissimo Simone Corzoni, Italia, e all'estrema destra il faro, soprattutto per la tappa odierna, medaglia d'oro ai giochi olimpici nell'Omnio a Rio de Janeiro in vista del 2016, 5 tappe conquistate al Giro d'Italia. Applausi per Elia Viviani, Cofidis. Uno scartone che va da Belgio, ma Luca, tutto questo mondo altro ancora l'otto Sudan. Questa corazzata belga è un vero inno all'esperienza ed è caratterizzata dall'imprevedibilità di personaggi come Thomas De Gendt e dalla grande costanza di uomini del calibro di Adam Meno ed è Jan Tratnik. C'è un austriaco che ha vinto il Gran Premio di Lugano nel 2018 ed è Emman Fernstein. Come da tradizione si presenta in assi di partenza della Giro d'Italia con 5 nazioni rappresentate, tra le quali spicca la presenza del trevigiano Andrea Vietrà, corridori capaci di attaccare da lontano e allo stesso modo di sfidare i velocisti più forti del mondo. La Gelesera, la mondiale. Eccoci con lo spagnolo Albert Torres, l'argentino Eduardo Sepúlveda, l'altro spagnolo Sergio Savi, c'è uno spagnolo ancora, Antonio Pedrero, poi c'è al suo fianco c'è il gladiatore Sergio De Pagliarosa e un ecuatore che arriva da Roma, Valerio Conti, poi c'è Fernando Gaviria tra i grandi favoriti di oggi, quindi alcuni giovani interessantissimi a partire dal primo campione del mondo e ancora dalla Spagna ricorda vincitore di una Giro d'Austria, oggi Giuseppe Servi dalla Repubblica Ceca e infine l'uomo che è attesissimo soprattutto sulle montagne in Zakarica. Signore e signori, sì. Corazzata polacca che vede in sul banco di presentazione con un giovane corridore friulano che è entusiasmato dell'ultima edizione della Guerra Adriatico e non solo, e si tratta dell'italiano Matteo Fabbro. Al suo fianco c'è il vincitore di tappa l'anno scorso a Pinerolo al Giro ed è Cesare Benedetti dall'Italia. Poi ho il piacere di presentarvi Pavel Fogliaschi dalla Polonia. Se di questo Giro d'Italia vengono dal Regno Unito, sono diretti in ammiraglia da Matteo Fabbro e da Oliver Kussel. Vi chiedo un applauso per la Ineos Grenadier. Così come Ineos con il doppio campione del mondo della cronometro russa con l'Australia, vinto come la fa giro, anche altro con Francia, sono due mani. E lui è l'australiano Roman Dennis. Questa è l'Italia. Al suo fianco c'è il colore trentino Nicola Corci. Poi c'è il piemontese, lo scatenato Jacopo Mosca. Quindi c'è un siciliano Antonio Nibali. Poi da sinistra verso destra c'è una sorridente Gianluca Brambilla che ha già vestito rosa al Giro. Per la squadra della maglia rosa. La Regenic è al via con una formazione fortissima. Con il numero 88, lui è Peter Serrinator Serri. Con il numero 87, una tappa al Giro per Fausto Masnada, Italia. Con il numero 86, settimo da Tirreno, lo vedete, è lo scalatore. Una breve deviazione per scalare il Monte San Bartolo. I successivi 20 km sempre praticamente dritti, prima di un breve tratto con le facili saliscendi che toccano Misano Monte, Corriano e Cerasolo. Prima di quello che sarà il fine e la parte finale della tappa, che attraverso Sant'Arcangelo di Romagna ci porterà alla dopo 111,3 km da via in Monte San Bartolo. Ecco le quattro
quattro maglie dei leader già schierate. Io vi chiedo un grande applauso per la maglia bianca e il corridore che è schierato con il numero 135, difende i colori del team. Una tappa decisamente interessante per gli uomini che non amano particolarmente le salite. Una tappa.